Passiamo quindi alla domanda successiva. Se pizzichiamo il tratto CB, attenzione il tratto CB stavolta, della corda, con quale frequenza vibra? Vediamo subito la risposta. 261 Hz e tutte le armoniche superiori insieme, contemporaneamente. Che nota è? Appena sotto al Do 3. Fate pausa, provate a svolgere da soli. Poi guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento. Vediamo che adesso stiamo parlando del tratto CB. Che nota suona? Allora, il tratto CB è lungo 43,7 cm, perché se tutto era 118 AB, ma abbiamo visto che AC è 74,3 cm, per differenza BC è 43,7 cm. Dunque confrontiamo il tratto CB con l'intera corda AB. Facciamo il rapporto. Il rapporto è 43,7 cm diviso 118 cm, quindi il rapporto è 0,370. Vuol dire che la corda è stata ridotta di lunghezza da un certo valore AB, che era 118 cm, è stata ridotta di quale fattore? Del fattore, cioè al fattore 0,37, 370. Vuol dire che è diventata il 37%, CB è il 37% della lunghezza iniziale. Ma se la corda è diventata il 37% della lunghezza, la frequenza che emette, cioè la frequenza con cui vibra questa corda, la frequenza fondamentale, e vuol dire che è aumentata dello stesso fattore. Cioè, per trovare la frequenza fondamentale di questo tratto di corda CB, dobbiamo moltiplicare la frequenza della corda intera, che era 96,6 Hz, per il reciproco di questo fattore. Cioè dobbiamo dividere per 0,370, che è come dire moltiplicare per 2,70. Dunque, riassumendo, 2,70 è il reciproco di 0,370. La frequenza di vibrazione della corda CB è 2,70 volte la frequenza di vibrazione dell'intera corda AB, che era 96,6 Hz. Quindi questa corda CB adesso vibra con una frequenza fondamentale 261 Hz, ma non solo. Sappiamo che le corde non vibrano solo alla frequenza fondamentale, ma anche con tutte le armoniche, quindi la 261 Hz per 2, per 3, per 4, eccetera, eccetera. Che nota è questa 261 Hz? Scegliamo il La più vicino, che è il La 3 a 220 Hz. Infatti è la metà frequenza dell'A4, che è 440 Hz. A partire dall'A3 dobbiamo salire quindi da 220 Hz fino a 261 Hz. Come si fa? Dobbiamo raggiungere i 261 Hz moltiplicando 220 Hz per K alla N. N è il numero di semitoni e è anche la nostra incognita. Quindi è come dire, di quanti semitoni devo salire N? Di quanti semitoni devo salire per raggiungere i 261 Hz partendo da 220? Quindi 220 lo portiamo qua sotto e poi facciamo il logaritmo di entrambi i membri. Quindi viene a sinistra il logaritmo di questo rapporto e a destra viene N logaritmo di K. Poi per ricavare N, logaritmo di K lo porto sotto dall'altra parte e quindi ottengo la solita formula con il procedimento standard risolutivo. E il calcolo mi dà N quasi 3. Quindi vuol dire che devo salire 3 semitoni dalla 3. Salendo 3 semitoni arrivo quasi al Do 3. Sono quasi 3 semitoni, quindi arrivo quasi al Do 3. In accordo con la soluzione della domanda.